31 gennaio, una scadenza importante per le casalinghe e i casalinghi per quel che riguarda gli infortuni domestici. Di che cosa si tratta e che cosa c'è da sapere? Sì, si tratta dell'assicurazione contro gli infortuni domestici che è prevista fin dal 99 da una legge dello Stato. Il 31 gennaio è la scadenza per il rinnovo di coloro che sono già iscritti. Chi sono? Sono le persone fra i 18 e i 65 anni che svolgono come attività esclusiva quella di cura della casa, dei componenti della famiglia, ma anche persone con cui si hanno legami affettivi, non necessariamente coniugi e figli, e anche degli animali domestici che vivono in casa. Come si paga è semplicissimo, dovrebbe essere arrivata a tutti coloro che sono già iscritti una lettera a casa con un dépliant che ricorda i contenuti di questa assicurazione, un bollettino postale per il pagamento. Con quel foglio si può andare alle poste, alla banca, all'ufficio dal tabaccaio. È molto varia la possibilità di pagare, si può naturalmente pagare online anche sul sito dell'INAIL. Si parla di oltre 3 milioni di incidenti domestici in Italia, forse è solo la punta dell'iceberg questa. E probabilmente c'è bisogno anche in futuro poi di maggiori tutele, anche se questo è già un buon obiettivo. Questo è già un buon obiettivo perché all'inizio l'assicurazione comprendeva solo i casi di morte, poi una percentuale del 33% che oggi è stata ridotta al 27%. Abbiamo ultimamente anche considerato gli uomini che decidono di iscriversi. Ora la cosa interessante di questi 3 giorni è che l'INAIL ha aperto le porte all'associazione e ci permetterà lunedì, martedì e mercoledì, gli ultimi 3 giorni del mese, di andare dentro l'INAIL e da lì, da un numero di telefono che poi voi segnalerete, dare informazione alle amiche, a chi è curioso, a chi vuole iscriversi oppure a chi ha diritto all'iscrizione senza dover pagare la quota.